È l'avvocato aquilano, che però lavora al Foro di Roma, Fabio Grimaldi, uno dei testimoni del gesto dell'elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, che nei giorni scorsi ha riattaccato il contatore che era spento dal 6 maggio al palazzo occupato da Spin Time Labs di via Santa Croce di Gerusalemme a Roma. Se ne è parlato ovunque. L'avvocato Fabio Grimaldi non si trovava lì per caso, racconta, sostiene infatti lo spirito di queste iniziative e parla di un luogo di aggregazione molto importante, diverso dai racconti che a volte si fanno a Roma, che ospita associazioni ludico-culturali e oltre 400 persone. Ho spesso difeso quella realtà, diciamo, di persone un po' emarginate, quindi in difficoltà economiche, spesso chi ricevevano sfratto, che li aiutavamo, diciamo. Io mi sono trovato lì perché quando ho saputo che avevano staccato la luce, siamo corsi in tanti a dare solidarietà a quel posto, che è un posto a dir poco straordinario, almeno per chi lo conosce. Per chi non lo conosce, poi sono state dette tante cose inesatte, tante anche bugie. Quindi era una situazione disperata. L'atteggiamento che io mi sarei aspettato dai tanti è quello di solidarietà. La politica non è intervenuta. Definito quello del cardinale, insomma, che ha agito di sua iniziativa, anche rischiando, insomma, delle responsabilità penali, lei ha definito questo gesto straordinario. Straordinario direi poco, perché diciamo che io sono stato abituato ad avere quel rapporto con la cristianità che però deve essere profetico, cioè non si può soltanto parlare a volte, ma bisogna agire. L'avvocato Grimaldi ha raccontato che il cardinale è stato protagonista di un gesto molto importante. Si è calato nella botola, in passato ha poi raccontato di essere un elettricista in Polonia e ha riattaccato la corrente. Era presente anche un altro abruzzese, il compositore teramano Enrico Melozzi, che si è trovato sul posto con l'avvocato Grimaldi. Il cardinale è intervenuto, si è calato nella botola, ha rimesso i sigilli e ha lasciato un biglietto col suo nome, dicendo a tutti i ragazzi: se qualcuno vuole denunciarmi, dite che sono stato io il responsabile. Ho visto un inedito, ho visto l'incontro di un mondo cattolico dedito all'altruismo, alla solidarietà, con un mondo che viene, diciamo, da una sinistra antagonista, eccetera, che però anch'esso spesso ha dato prova di grande empatia e di grande solidarietà.